benvenuto, benvenuti a tutti voi questa sera con Giorgio Lodetti. In occasione di Librando lo abbiamo invitato, e è un ospite speciale. Tra l'altro noi l'avevamo già intervistato in tempi non sospetti, mentre stava ancora lavorando su questo lavoro, e gli abbiamo detto: mi raccomando, quando pubblicherai il tuo libro ricordati di noi. E lui infatti si è ricordato. Siamo qua. Ma grazie. Ho parlato anche la famiglia. Ci speravamo tantissimo. Allora, intanto io voglio ringraziare te, Raffaella e Nicoletta, che per me siete di mano in mano voi due. Quindi vi ringrazio di questo invito, e intanto vi devo ringraziare dell'accoglienza, perché trovarsi un mobile, che infatti ve la ruberò questa idea ve la rubo, adesso devo mettere a posto uno spazio quando inizieranno i lavori e metterò l'archivio in questo modo. Adesso nel frattempo io stavo guardando, davo le spalle alla diretta, ma perché stavo controllando se magari qualche edizione qui presente è un'edizione che manca nel mio archivio. Perché qui è maniacale la cosa. Infatti sono qui con un amico cliente, Massimo, che mi fa: ma perché, qual è il cambio? Il cambio è il fatto che molti di questi titoli, soprattutto delle due collane editoriali che io ho raccolto, hanno diverse edizioni, e io ad esempio di Nietzsche, Al di là del bene e del male, ho 8 edizioni differenti, quindi dalla prima a quella che penso che sia la settima o l'ottava. Allora, anche se cambia l'anno, lo prendo lo stesso. Intanto partiamo con buonasera e grazie a tutti coloro che, nonostante il vento, però rispetto a stamattina la giornata è molto migliorata, perché stamattina io e mia moglie ci siamo fatti 11 km a piedi sotto la pioggia, e invece adesso c'è il sole, un po' di venticello, e a un certo punto hanno bloccato anche una strada con ambulanze, pompieri, e ci hanno fatto deviare, e a un certo punto ci siamo trovati un ramo sulla macchina, però fortunatamente piccolino, ce lo siamo portati per qualche chilometro, e poi grazie al vento è volato via da dove era arrivato. Quindi voglio ringraziare e salutare tutti i presenti qua seduti. Anche noi, ci sei arrivato salvando. Bene, allora, Giorgio Lodetti è, per chi non lo conoscesse, è il proprietario di una delle più antiche librerie di Milano, la Libreria Bocca, che vanta una esperienza secolare, perché nasce nella seconda metà del Settecento, prima su gestione dei fratelli Bocca, e poi la sua famiglia prende gestione negli anni 70 del Novecento, giusto? Fino agli anni 70. Quindi ha fatto questo bel lavoro di ricerca, di documentazione, di raccolta di tutte le edizioni che sono passate attraverso questa prestigiosa libreria. Quindi inizierei col chiederti di raccontarci come è nato questo progetto, perché è nato questo progetto, che cosa ha comportato, raccontaci un po' come si è svolto questo lavoro documentale. È una cosa molto affascinante. Intanto premetto, la libreria Bocca è la più antica libreria d'Italia, ma non è una libreria antiquaria, cioè noi non trattiamo libri antichi, perché ogni tanto mi arrivano dei messaggi: ah, voi che siete storici e pensano che possiamo trattare libri antichi. Non trattiamo libri antichi, la libreria è altamente specializzata da 50 anni, perché i miei genitori l'hanno acquistata nel 78 e hanno iniziato a lavorare il 1 gennaio del 79, e quando sono entrati, visto che la libreria, che per addetti ai lavori è un nome conosciuto, per, diciamo, chi non è nel settore dei libri meno conosciuto, era la libreria della famiglia Mauri. I Mauri sono ancora oggi, ultimamente 2 mesi fa è scomparso l'ultimo dei Mauri, che era il presidente dell'azienda di famiglia, che era le messaggerie libri, che non va confusa con le messaggerie musicali, perché abbiamo un addetto qui della Warner Bros, e allora le messaggerie musicali erano una cosa, le messaggerie sono, diciamo che, per farla breve, è il più grosso distributore di libri che vengono prodotti da editori in Italia. È talmente grosso che al suo interno ormai ha 12 o 13 sigle editoriali. Adesso sulla famiglia Mauri, la moglie di Mauri era la mia madrina, ma mi ha tenuto in braccio quando mi hanno battezzato e non l'ho mai più visto in vita mia, perché mio padre invece all'interno delle messaggerie libri era il classico ragazzo giovane che è entrato da magazziniere, avendo 4 figli di cui io sono l'ultimo, ha fatto velocissimamente carriera, oltre che laureandosi,
E quindi diciamo che la famiglia Mauri l'ha un po' adottato, ed è per questo che lui voleva addirittura non comprare la Bocca, ma comprare l'Algani. L'Algani era quell'edicola internazionale che si trovava sempre in Galleria Vittorio Emanuele, ma affacciata su Piazza della Scala. Poi va a parlare da Mauri, perché ovviamente cosa gli mancava secondo voi? I soldi. E Mauri gli dice: ma perché devi comprare l'Algani? Noi siamo proprietari della Bocca, entra alla libreria come gestore, ti facciamo un contratto, ce la paghi un po' alla volta e diventa tua. E così è stato. Quando lui è entrato, ovviamente essendo comunque una libreria a carattere editoriale immenso, perché era in mano a dei distributori, non aveva una categoria di libri. Allora mio padre, vista la dimensione ridotta, perché parliamo di 50 metri quadrati, il fatto che all'inizio degli anni 80 iniziavano già le grandi librerie di catena, i grossi spazi, ovviamente c'era una produzione editoriale già ampia, oggi è un fiume in piena, in una vasca da bagno, per intenderci. Quindi ha detto: no, qui moriamo, escono 400 titoli al giorno, non ho spazio per metterne 100 figure. Allora ha deciso di specializzarle in arte. Man mano che vendeva i libri presenti in libreria, li sostituiva. Oggi la libreria è altamente specializzata e dell'arte tratta solo la monografia. Quindi quando si viene da me, un solo artista: Caravaggio, Michelangelo, non so, Damien Hirst, Cicely Brown, cioè da me si deve cercare un solo artista. Poi la specializzazione, oltre che di cataloghi nazionali ed internazionali, quindi mostre del MoMA, del British, del Reina Sofia, insomma di tutti i musei che ne apre e metta, i cataloghi ragionati, cioè quei libri che catalogano tutte le opere sistematiche fatte dagli artisti. Poi negli ultimi 15 anni a questa a questo genere di pubblicazione è inserito anche il libro d'artista, quindi il libro con dentro opere originali, prevalentemente libri però nuovi, quindi non i vecchi libri d'artista degli anni 30, 40, 50, 60, ma quelli più recenti. Quindi è una libreria dove si viene o per un problema che si ha nei confronti di un artista, se si vuole conoscere o si deve cercare un quadro pubblicato, o se devi fare un bel regalo, o se ti devi fare un bel regalo. Esatto, esatto. O anche per proprio fare un'esperienza sensoriale, perché la vostra libreria è bellissima, è un'opera d'arte, solo la libreria. Quindi se passate in galleria dovete assolutamente entrare così per vedere un'opera d'arte. E infatti uno dei testi più pubblicati, adesso poi parlo anche del libro, però uno dei testi più pubblicati all'interno del passaggio di testo più pubblicato è quello di Cristina Muccioli, che parla della nostra libreria come una Wunderkammer, e quindi quando tu entri ti senti Alice nel paese delle meraviglie. Però devo dire che questa sensazione di sentirsi un po' Alice è vero, perché adesso vi do un po' di numeri per farvi capire, ma in libreria ci sono qualcosa come 250 opere di artisti contemporanei in permanenza fissa tra soffitto e pavimento, e qualsiasi supporto della libreria, dalla maniglia alla porta ai tavoli, è un'opera che ogni artista ha realizzato in questi 50-40 rotti anni di gestione. 79, 2023, no, nel 2018 ho fatto i 40 anni, quindi sono 40 e qualcosa, 45 anni, dice, 45? Festeggiamo il 45esimo anno. No, in questi 45 anni di gestione ha realizzato appositamente per gli spazi. Io tra l'altro ultimamente ho fatto fare la vetrina laterale, che è un'opera di un artista, anche nella vetrina centrale. Cioè, qualsiasi supporto della libreria è un'opera d'arte, dipinto, scultura, sì, installazione. Ma anche il pavimento. Il pavimento sono 103 opere originali, che ha fatto sculture, che ha fatto anche insomma qualsiasi cosa, anche il pavimento d'ingresso adesso è di Carlo Apollo, che è un ebanista straordinario, tra l'altro è un super diciamo influencer anche su Instagram, ha più di 200.000 follower e fa questi pavimenti lignei, ma non ha preso un pavimento fatto, lui è venuto da noi, ha preso il logo della libreria, che è questo, e attraverso questo logo ha disegnato il pavimento in legno che noi abbiamo in libreria, usando legni antichi che vengono dai pali veniziani, che hanno le bricole. C'è solo la libreria, un'opera d'arte. La libreria, sì, però ha detto da tutti. Allora, vi dico questo, giusto per fare. L'altro giorno viene in negozio una mia amica editrice
e porta con sé il direttore del Museo d'Orsay, una donna, è una donna, la conservatrice del Museo d'Orsay. È rimasta sconvolta. Ma non solo lei, ma tanti altri personaggi, è venuto anche il direttore del Museo Capodimonte, ma il direttore di musei, insomma, della National Gallery. Addirittura c'è un aneddoto raccontato da mio padre e da mia madre, che da noi veniva questo direttore della National Gallery, questo conservatore, e mio padre e mia madre fecero un viaggio a Washington e il conservatore li presentò al direttore. Il direttore gli aprì tutto. Li portò giù alla National Gallery, cioè non sto parlando del museo di Busto Arsizio, senza togliere nulla a Busto Arsizio, ma la National Gallery, avete una vaga idea, gli aprì il cavò, li invitò a pranzo, gli fece vedere qualsiasi cosa, perché il conservatore diceva, questi qui hanno una libreria bellissima, Milano, Galleria Vittorio Emanuele, gli ha aperto il mondo. Poi questo nostro amico conservatore è venuto col direttore e diciamo che il direttore, quando ha visto la libreria, parlo di 30 anni fa, ci è rimasto proprio perché pensava avessimo, non so, un museo o qualcosa, e invece ha visto una libreria, ha detto vabbè, dai, una roba così. Però devo dire che mio padre e mia madre quell'esperienza se la ricordano. E comunque la direttrice delle esposizioni del Museo d'Orsay di Parigi ha detto che quando la vado a trovare mi applica voi, e prima adesso andremo. Anche perché mi ha vociferato, ma ho qualche Modigliani lì da qualche parte che non vengono neanche scosso, andiamo a Parigi. Tra l'altro Parigi adesso c'è la mostra di Vuitton, di Rothko, ragazzi, hanno messo lì 120 opere di Rothko, cioè voglio dire, è una roba pazzesca. Allora invece, veniamo a noi perché sennò la faccio troppo lunga. Allora, questo libro, che è praticamente un libro che io ho pensato e realizzato durante la pandemia, perché durante la pandemia, non so se molti di voi se lo ricordano, ma ahimè, le librerie come le farmacie potevano rimanere aperte, ma il problema è che la gente non poteva andare in giro. E quindi io, mia sorella, eravamo in Galleria Vittorio Emanuele, poi c'era la Rizzoli che però aveva dentro 1000 metri quadrati un dipendente, e la Feltrinelli che ogni tanto tirava fuori un banchetto, ma quelli stanno sottoterra. E quindi voi vi dovete immaginare giornate intere in una Galleria Vittorio Emanuele dove io uscivo e dicevo Giorgio Leco, andava avanti 3 giorni con tutte giù le Claire, tutto spento, tutto chiuso, e le uniche 3 vetrine aperte eravamo noi, Rizzoli e Feltrinelli. E quindi dicevo, un giorno mi riposo, 2 giorni mi riposo, il terzo mi annoio, il quarto facciamo qualcosa. Perché... Allora, cosa ho pensato? Ho detto, vabbè, so che questa libreria ha delle fonti storiche, perché mio padre e mia madre, Donatella, avevano già realizzato un libro che raccoglieva un giornale che noi facevamo, perché la libreria dal 97 al 2012 ha fatto una rivista che informava la clientela di tutti i cataloghi delle mostre, ma a differenza dei giornali delle librerie, era proprio un giornale dove c'erano gli articoli sulla mostra, quindi noi facevamo o la recensione della mostra o la recensione del libro, e attraverso l'articolo tu ti informavi della mostra, e avevamo le collaborazioni con i nostri clienti e amici. In questo giornale ha scritto un giovanissimo Marco Goldino, una giovanissima Gabriella Belli, che poi ha diretto per anni tutti i musei civici di Venezia, Vittorio Sgarbi, la Mina Gregori, la Bandera, la Silvia Pro, tutti i personaggi che venivano alla libreria, e proprio per il rapporto di amicizia scrivevano e recensivano i libri e le mostre all'interno di questo giornale, e noi questo giornale lo stampavamo e lo distribuivamo in giro per l'Italia e per i nostri clienti anche all'estero, e si chiamava Arte Incontro in Libreria. Allora, perché parlavo del giornale? Vabbè. Perché hai detto che nel 2020 è iniziato questo lavoro. Ecco, appunto. Allora, io non sapevo cosa fare, a questo punto ho detto, va bene, e quindi attraverso questo giornale, è vero, ecco, no? Ecco perché, Arte, perché Arte Editoria Milano, in Arte Editoria Milano, che è l'almanacco dell'Arte Incontro in Libreria, diciamo, dell'Arte Incontro in Libreria dei primi 12 anni di stampa, quindi c'è un libro che si chiama Arte Editoria Milano, con un bellissimo Virgilio Celada in copertina, un bicchiere con dentro dei cachi, praticamente lì mio padre e mia madre aprivano il libro con gli eventi paralleli
dal 1775, che è la data sull'insegna della libreria, ai giorni nostri, dicevano cosa c'era già la libreria e cosa avveniva nel mondo, e quindi tutte le scoperte scientifiche, le guerre di indipendenza, gli eventi paralleli. Quindi ci sono queste 30 pagine dove ogni anno davano le cose più importanti, e se in quell'anno i Bocca come casa editrice loro avevano notizia, mettevano quello che avevano fatto il Bocca all'epoca. Quindi si partiva da questa data, e soprattutto si partiva da queste due collane editoriali che Raffaella e Nicoletta mi hanno fatto questo omaggio. Queste ultime due collane editoriali sono la Piccola Biblioteca di Scienze Moderne e la Biblioteca di Scienze Moderne, e sono si riconoscono anche per due acronimi, BSM e PBSM. Perché sono importanti queste due collane editoriali? Perché queste due collane editoriali vengono stampate tra il 1898 e il 1958 e riassumono, raccolgono praticamente tutte le conoscenze della famiglia Bocca, e appunto nei titoli e negli autori. E però di queste due collane, come vedete, non sono libri rari, perché ci sono anche qua, ma ci sono ovunque, si trovano, ma nessuno sa esattamente come sono formate queste due collane, perché se voi notate dopo, quando avrete occasione di avvicinarvi, sia una collana che l'altra, oltre a essere siglate dal nome delle due collane, sono numerate, e quindi voi vedrete il 3, il 4, il 10, il 100, il 400, il 150, il 200, perché una arriva a... è tutto qua, adesso invece è tutto nero su bianco. Una arriva a 400 rotti titoli, adesso vediamo, è un po' di tempo che non lo prendo. Una arriva a 526 titoli e l'altra arriva a 100, 140, 150, una cosa del genere. Vabbè, questi qui i numeri, fortunatamente non sono un ingegnere, quindi i numeri non sono importanti. Non devono tenere su una stazione nella metropolitana che viene giù, quindi va bene così. Ma allora, e allora la curiosità è questa, benissimo, ma chissà quali sono tutti i titoli? Perché allora ho iniziato a dire, io ne avevo già un po' in casa, perché sia io mio padre, se capitava di non trovare una vecchia edizione Bocca, la si comprava e la si metteva lì. Allora, durante questi mesi che non facevo nulla, ho detto prendiamo tutto quello che abbiamo, lo mettiamo in ordine e capisco cosa manca. E sono partito da 200 libri. E ho detto, vabbè, compriamo, e poi nel frattempo mi capitava anche di comprare cataloghi editoriali, quindi cataloghi dove i Bocca stampavano e mandavano ai loro clienti a casa, sia tematici sulle due collane o generici su tutte le collane, perché Bocca di titoli ne hanno fatti tanti, hanno fatto una collana di scienze occulte, hanno fatto una collana di diritto, cioè loro di libri ne avranno stampati almeno 5-6 mila, e io non mica ce li ho tutti. Io mi sono focalizzato su queste, perché poi quelle di diritto, ragazzi, cosa te ne fai? E quindi ho detto, vabbè, le prendiamo. Comprando questi cataloghi, invece questi carissimi, perché ovviamente sono cose molto rare, la gente non li conosce, ma sono molto cari, mi sono accorto che anche quelli del 15, del 20, del 30, del 35, del 38, quando il titolo mancava, il titolo era già esaurito, loro non mettevano il numero. Quindi un elenco di queste due collane non esisteva. Allora ho detto, va bene, lo faccio io. A distanza, Giuseppe Bocca muore nel 51. L'ultimo libro di queste due collane è del 58. Secondo me non l'ha neanche fatto il Bocca editore, perché poi la storia è molto semplice ma allo stesso tempo complicata. La famiglia Bocca, diciamo, la storia è tutta chiara da Giuseppe Senior, che nasce alla fine del 700, e Giuseppe Junior, che muore nel 1951, che è il nipote. Poi ci sono diversi fratelli del Giuseppe Senior e diversi fratelli appunto di questo Giuseppe Senior, che fanno un po' di casino. Però loro avevano la casa editrice e diverse librerie. Loro avevano librerie a Milano, Torino, Firenze, Roma e Parigi. Poi avevano depositi a Catania, Napoli, Palermo, e poi ne sono venuti fuori altri. Tant'è che addirittura io in libreria ho una collana che non è edita da Bocca, ma che è distribuita da Bocca nel 1943 a Roma.
Perché poi iniziano ad esserci delle stampe di Bocca Firenze, Bocca Roma, Bocca Torino, Bocca Milano, Firenze, Roma, Bocca Roma, Torino, Firenze, Bocca Parigi, Milano. Insomma, facciamo un casino, sti fratelli, come tutte le famiglie. Addirittura due fratelli litigarono e a Roma, fino al 1932, c'erano due librerie Bocca. Quella famosissima, che molti di voi conosceranno o avranno, mai, avranno sentito, che era la libreria di Giorgio De Chirico, che era in Piazza di Spagna, chiuso nella fine degli anni 90 del Novecento. Ma l'altra era in Fontanelle di Borghese, chiusa nel 1932. E i due fratelli litigarono a metà dell'Ottocento. E uno si mise a fare antiquariato e l'altro si mise invece a continuare a vendere i suoi libri. Quindi ovviamente c'è sempre anche un intreccio familiare. Ma alla fine della fiera il Giuseppe Giulio, il giovane che muore nel 1951, eredita dal padre Casimiro, che era molto lungimirante come il papà Giuseppe e il nonno dell'altro Giuseppe Giulio, fa la soppigliatura. Cioè alla fine lui nel 1880 circa diventa proprietario di tutte e cinque le librerie, ce l'ha attestato qua dentro, e più della casa editrice. Ma quando la passa al figlio, alla fine degli anni 80 dell'Ottocento, il figlio a un certo punto le librerie le perde. Secondo me anche perché loro erano dentro l'ARI, l'Associazione Librai Italiani, era poi in buona compagnia con Calabi, che poi Calabi scappa per le leggi razziali, aveva fondato l'associazione che poi passa al Mauro e diventa Messaggeri dei Libri, c'era dentro anche Bempola, cioè entra con dei volponi e le librerie secondo me gliele prendono, perché qui inizia la grossa stampa, la grossa distribuzione del libro, magari i librai compravano tantissimi libri, però non avevano soldi per pagare, quindi diciamo distributori, editori facevano un po' piglia tutto. E tra l'altro recentemente, il mese scorso, comprando un altro libro, ho scoperto la storia di quella di Firenze, che sapevo che aveva chiuso nell'Ottocento, ma non sapevo quando. Comprando un libro in tre tomi, due tomi erano stampati Bocca, Giuseppe Bocca a Firenze, e il terzo tomo era Francesco Lumachi, il successore dei Bocca. Allora ho detto, chi è sto Francesco Lumachi? Allora ho scoperto, Casimiro apre la libreria a Firenze nel 1864 in via Cerretani, il figlio assume Lumachi nel 94, 1894, e nel 99 Lumachi acquista la libreria. E Lumachi prosegue con libreria Bocca, libreria Lumachi, successore fratelli Bocca. E quindi l'ultimo tomo di questo libro è Francesco Lumachi, successore fratelli Bocca Editori. Poi Lumachi purtroppo dopo pochi anni chiude, perché Lumachi chiude nel 1910. E lo stesso succede per Milano e per Roma, ma Milano e Roma vanno a Calabi, perché poi Milano e Roma sono sicuro che sono liberiali, perché è questa che è la terza edizione, perché allora il libro lo stampo in poche copie. Perché tanto, voglio dire, chi lo prende? È una cosa molto... Sì, sì, spero. È un bel libro, guarda, adesso poi vi dico due o tre cose. Però ne stampo poche copie. Ho fatto la prima edizione ad aprile di quest'anno di 150 copie. Poi c'è la seconda edizione arancione e questa è la terza edizione gialla. Questa edizione, rispetto alle edizioni precedenti, l'ho aggiornata. Perché la storia continua. Nel senso che intanto questa edizione, visto che i capitoli aumentavano, ho messo l'indice. Poi c'è ovviamente l'omaggio ai miei genitori, i nomi della famiglia. Poi c'è un testo di mio padre, perché lui è la memoria storica della libreria, io alla storia ci tengo tantissimo, un bellissimo saggio di Cristina Muccioli, che è una docente di estetica della comunicazione a Brera e al Marangoni. Sì, Brera e Marangoni, ma soprattutto Brera, ed è un personaggio straordinario che canta. E poi una cosa che a me mancava era il regesto, quindi due capitoletti veloci dove ci sono proprio solo le fonti storiche, poi vabbè un po' di storia recente ma commovente, il fatto che quando è uscita la prima edizione, ovviamente essendo comunque il testo della libreria Bocca, l'ho voluto mandare a dei personaggi che a loro volta mi hanno risposto, e diciamo che tra i personaggi che mi hanno risposto, di cui poi ho scritto, cioè ho stampato quello che mi hanno scritto,
posso non citare il presidente Sergio Mattarella, che ha scritto a mano, Ravasi, che ha scritto a mano, il segretario di Stato del Vaticano, che mi ha scritto dandomi la benedizione del Papa, Marco Magnifico, presidente del FAI, perché tra l'altro la Libreria Bocca nel 2007 è l'unico luogo del cuore FAI commerciale. Cioè, voi andate a vedere i luoghi del cuore del FAI, non esiste un'attività commerciale, l'unica è stata la Libreria Bocca. No, devo dire che con i libri non si fanno i soldi, ma le soddisfazioni sono immense, immense, immense. E poi la cosa molto importante, come vedete, in alcuni, in altre ci sono, ma sono coperte, perché poi le edizioni Bocca in realtà usciva, sono edizioni economiche, non sono edizioni di lusso. Poi però, per chi gli chiedeva, gli editori facevano questa rilegatura in tela marrone. Ma la cosa affascinante di queste due collane sono le copertine. E allora, in questo, ad aprile non ero pronto, ma dovevo uscire col libro. Ma nel frattempo ho studiato. In questa terza edizione c'è un capitolo dedicato agli artisti delle copertine. E sono venuti fuori dei nomi pazzi. A me mi sono venuti. Allora, alcune sono semplicissime, perché sono veramente semplici. Alcune hanno semplicissimo riconoscere l'artista perché è firmato, cioè il nome e il cognome. Alcuni sono monogrammi. Adesso qua ci sono 6 monogrammi che io non ho trovato, ma in realtà 2 li ho già trovati. No, ma dopo vi spiego. Hai dovuto fare, sei un po' un investigatore. Ma la grande, certo. Per scoprire i misteri della famiglia. Mi sono divertito un sacco. Infatti. Come questa copertina? Questa copertina viene fuori dalle mie ricerche. Questi sono tutti i loghi che nei vari libri sono stati usati in nei vari libri, ma non solo in questi, di queste due collane, perché poi adesso poi dopo ve lo dico. Comunque questi sono tutti i loghi utilizzati da Giuseppe Bocca Senior a Giuseppe Bocca Junior, e questa copertina, trovando tutti questi loghi all'interno dei libri, l'ha realizzata mia moglie, che è qui, Anna Laura Cantone, che tra l'altro è un'artista di libri per bambini molto, molto brava, non perché è mia moglie, ma perché è molto brava, anche lei ha numeri, no signori, lei ha qualche anno meno di me, e quindi non si può dire, no, si può dire, e ha 350 libri pubblicati in giro per il mondo, alcuni anche in 7-12 lingue differenti, quindi è una rappresentante molto, molto interessante nel panorama dell'illustrazione italiana, oltre che insegnare all'Istituto Europeo di Design da 20 anni, quindi 23, infatti, da quando era bambina. Ha finito? L'hanno sfruttata. Ha finito e l'hanno messa a lavorare. No, no, è molto bravo. Allora, dicevo, quindi ho fatto anche il capitolo dedicato agli illustratori. E la cosa più bella è che uno dei massimi contribuenti nella realizzazione di queste copertine per i Bocca era Angiolo D'Andrea. E chi è Angiolo D'Andrea? Un grandissimo artista che molti di voi conoscono, lo so già, vediamo le facce, e ha fatto quel bellissimo mosaico che si trova al Bar Camparino in galleria. Il mosaico con i pappagalli entrando è di Angiolo D'Andrea. Angiolo D'Andrea quindi lavorava in galleria e lavorava per i Bocca, perché poi in realtà la casa editrice Bocca dalla fine dell'Ottocento fino a che non ha chiuso nel 1958 aveva sede a Milano. Quindi loro Torino proprio l'hanno dimenticata. Parigi, secondo me, loro segnano una libreria che non hanno mai avuto, perché poi l'indirizzo di Parigi, ma farò indagini anche lì, l'indirizzo di Parigi è lo stesso di Milano, di Torino, scritto in francese. E lì con in mezzo i Sabali, con in mezzo la monarchia, in mezzo la Torino, i piemontesi. Però ho la prima edizione in francese, perché loro stampavano in francese, ho la prima edizione in francese di Lombroso, perché ovviamente allora le due collane editoriali, queste sono le più importanti che loro hanno fatto. Poi Giuseppe Bocca Junior era molto legato alla musica, ha fatto anche una collana di musica. Ma la cosa bella sono le loro edizioni ottocentesche, che io ho e che comunque quando trovo le prendo. Infatti adesso ce n'è una in Francia che ho pagato, deve arrivare, non troviamo un corriere che la vada a prendere. Forse a Parigi la andrò a prendere io, ma è un paesiello sperduto tra Parigi e Lione, quindi è difficile.
Ma e loro hanno fatto la prima edizione delle mie prigioni di Silvio Pellico e Bocca, 1832. E pensate che per quell'edizione il Giuseppe era a Milano, apriva la libreria in Piazza San Paolo e poi adesso Corsia dei Servi, che è l'attuale Corso Vittorio Emanuele, Piazza Libera, dove c'è la Apple. Però sulla non dove c'è la Apple, sulla faccia di Corso Vittorio Emanuele. Infatti sto cercando una foto d'epoca. Quindi lui dovette vendere la libreria a Milano e andare ad aiutare i fratelli a Parigi, e cioè a Torino. E dopo 2 anni che era a Torino stampò Le mie prigioni, poi stamparono L'Italia risorgimentale di Mazzini, poi fecero un bellissimo libro del 1824 in foglio, che ho in libreria sulla metropolitana di Milano, con 35 incisioni in foglio, quindi no, fecero dei libri molto belli, fecero una Divina Commedia a Firenze in 2 volumi alla fine del 1800, molto rari, molto belli. Poi L'Ombroso dalla seconda edizione, la prima edizione 1876 EP, la seconda italiana rivista e corretta tutta e Bocca 78. Poi fece un'ultima edizione, ne fece tantissime edizioni L'Ombroso, scriveva come un dannato, ne fece tantissime fino a una alla fine dell'Ottocento in 3 volumi più Atlante. Quindi, e poi loro fecero bellissime, che io chiamo Poker Dassi, tutte le volte che entrano da me, perché poi da me in libreria, diciamo, le edizioni quelle particolari sono nella vetrinetta, poi una vetrinetta come questa, moderna, e sono lì, e tutti dicono, sono in vendita? No, sono mie. La cosa bella è questo Poker Dassi. I Bocca fecero questi 4 libri, che sono considerati tra i più importanti sull'argomento matematico, che è Genocchi, Peano, Dovidio. E eccoli qua. Eccoli qua. Questi 4 libri qua, pagina 35, sono accecato. 35? Pagina 35. Questi sono considerati, per ritrovare libri, testi più importanti su questi, bisogna passare a Eulero. Cioè bisogna andare indietro di 1,5 secoli, e sono il calcolo differenziale, applicazioni geometriche, il calcolo geometrico e geometria analitica. Questi sono veramente libri anche molto costosi quando si trovano, c'è qualcuno che li vende addirittura a 4-5 mila euro l'uno. Ma questi, quando entra qualcuno che ha studiato matematico, ha fatto l'ingegnere, si blocca come se stesse vedendo, non so... Questi sono leggendari, ma non si trovano, perché anche questi erano fatti in edizioni economiche, quindi sono anche libri fragili, sono... Infatti io li ho tutti messi uno vicino all'altro, li ho blindati lì, li ho messo sopra un'installazione di cartoline di Davide Quaglia. Gianluca, ecco, infatti non mi dice Gianluca Quaglia, che c'era la sua installazione, e quindi devo dire grazie. Quindi questo lavoro di ricerca continua, o continua. Allora, magari adesso ci sarà la quarta, la quinta, la sesta edizione? No, beh, adesso siamo alla terza e sono molto soddisfatto, perché vuol dire, a parte qualche copia regalata, perché ovviamente è indispensabile, e soprattutto inevitabile visto la clientela che abbiamo, però no, devo essere contento. Non pensavo neanche di arrivare alla terza edizione nel primo anno di stampa, perché poi il libro esce il 24 aprile, non a caso ho scelto il giorno di San Giorgio per la prima edizione. Ormai avevo aspettato un sacco, ho detto mettiamo un giorno, un santo del... allora in fondo. E tra l'altro devo anche ringraziare lo stampatore, che è veramente straordinario, Giorgio, Digital Team di Fano, veramente uno stampatore straordinario, però tutto quello che c'è nel libro, come è fatto il libro, la grafica, una cosa che ho pensato, ho voluto in questo modo, perché deve essere un bello oggetto anche da tenere in mano, infatti in carta Fedrigoni, qui abbiamo cambiato la texture perché l'altra era finita, anche Fedrigoni finisce la carta, però è bella anche questa, no? È più ruvida, ma è bella. E niente, rimango sempre. Poi ho fatto anche la pagina di Wikipedia, perché poi nel frattempo. Ah, per questo me l'avevi già. Ho fatto la pagina di Wikipedia lottando e litigando con i vari personaggi, che a un certo punto uno mi fa: ma lei le fonti da dove le prende? Senta, guardi, gli ho detto, lei venga a trovarmi in libreria, sono qua.
c'è scritto nel libro. Del resto, se ti dico che nel 1824 eravamo in San Paolo, Corsia dei Servi, non è che lo dico io, c'è scritto sul libro, non penso che scrivano sul libro una roba. Poi a volte scrivono sui libri anche cose, però nell'Ottocento era diversa. Però erano dei furbetti anche bocca. Un libro di questa collana non è edito da loro, era un altro editore, secondo me si sono trovati lì 500 copie per un fallimento, gli hanno cambiato la copertina, gli hanno messo sull'etichetta nella pagina dentro e l'hanno buttato fuori come collana editoriale. Perché poi a Milano la prima libreria Bocca che aprì era sì specializzata, ma i libri francesi. E tant'è che Giuseppe, quando la vende per andare ad aiutare i fratelli, la vende al francese trapiantato a Milano, che era Dumoulin. E infatti poi Dumoulin tennero la libreria Bocca dagli anni 30 fino agli anni 60-70, quando poi Casimiro, il figlio di Giuseppe, gliela ricompra. E tra di loro, dato che all'epoca le librerie erano anche editori, erano prima editori e poi librai, si rubavano i titoli. E allora alcuni titoli di Bocca, chissà che cosa strano, la prima edizione di Dumoulin, poi Bocca e poi arriva Dumoulin la seconda. Secondo me erano lì che si sgomitavano da Torino, Firenze, c'era una diatriba tra i librai e gli editori. Poi l'Ottocento. Allora, questo libro qua, quando è uscito, la presentazione ufficiale, che devo ancora finire il giro di presentazioni, mi manca Roma e Parigi, perché l'idea è presentarlo nelle città dove era presente la libreria. A Milano la prima presentazione l'ho fatta alla Biblioteca Nazionale Braidense, a Torino insieme a Paola Gribaudo sono stato all'Accademia Albertina, e a Firenze è stato fantastico perché ho scelto un posto più legato alla storia della libreria che a una biblioteca storica in centro, e sono andato alla Fondazione Giovanni Spadolini, perché io quando ero piccolino Spadolini frequentava la libreria quando ero presidente supplente della Repubblica, e io ero piccolino e arrivavo in libreria con la cartella perché finivo la scuola e raggiungevo i miei genitori, perché poi loro di sopra avevamo un piano e io mi mettevo su a studiare e poi tornavo a casa con loro alla sera. E quando c'era ovviamente Spadolini in libreria, a parte la ressa di gente davanti alla vetrina, c'erano i gendarmi alla porta, c'erano i carabinieri che mi facevano entrare. Io mi sentivo un po' Pinocchio, arrivavo lì, io dovevo entrare, andavo a fare i complimenti, come vai? E allora poi mi facevano entrare, e io mi ricordavo sempre da piccolo questo omone gigante seduto che parlava con mio padre, e io mi mettevo di fronte a loro su una pila di libri. Non mi ricordo neanche una parola che si prova, ho questa immagine, sapete queste immagini che quando ti parlano una persona te lo vedi lì seduto davanti, e quindi è affascinante. Quando ho scritto a Cosimo Cicuti, il direttore, il presidente della Fondazione Spadolini, scelto da Giovanni, che ancora dirige la fondazione, fa: ma tu Giorgio non hai bisogno di presentarti. Io mi ricordo quando Giovanni tornava da Milano, per 3 giorni parlava solo dell'incontro con tuo padre, della libreria. E anche lì ci sono aneddoti pazzeschi. Lui passava in galleria per andare a Palazzo Marino e magari non aveva tempo di fermarsi, allora mandava Cosimo, che era prima, o mandava Fabrizio viene ancora da noi, Fabrizio adesso è un dirigente di un'azienda energetica proprietaria del Ministero delle Finanze Italiane, quindi super, e viene ancora a trovarci Fabrizio, che faceva l'assistente. Viene ancora a trovarci per dire rapporti, quindi e Cosimo mi ha raccontato quando sono stato lì, il video tra l'altro è presente anche sul nostro canale YouTube, adesso apro e chiudo velocissimamente una parentesi, e mi diceva: Giovanni quando tornava parlava di tuo padre per giorni interi. E quindi dicevo, quindi lui non aveva tempo di venire, mandava Fabrizio con una busta chiusa e praticamente diceva: quello lì è il libro che vuole Giovanni. Allora mio padre, per il rapporto che c'era, a volte non apriva neanche la busta, gli dava il libro, e a volte raccontava che a volte c'era di più di quello che voleva chiedere, o a volte di meno, ma andava bene così per il rapporto che c'era. Quindi su cose belle, queste però nel libro non le trovate, queste sono
Però prima o poi li metterò. Ma lì è vero, sai che ti volevo chiedere questa cosa? La parte un po' più familiare, un po' più personale, l'hai voluta? No, allora, nel libro no, perché il libro è proprio dedicato alla libreria. Però avrei allora, magari in mente. No, io già. Allora, adesso siamo veramente agli sgoccioli. Su tutto. Perché comunque una storia interessante. No, ma molto interessante. Siamo agli sgoccioli su tutti. Su tutto. Intanto manteniamo il 1775, che da a oggi posso dire che è una data fasulla, nel senso è stata messa lì, non ho ancora capito bene da chi, ma è una data che non ha nessun tipo di riscontro di fonte che ad oggi ho trovato. Tra l'altro la cosa particolare del libro sono due, che le fonti che io ho trovato, in una ho trovato gli aggiornamenti, cioè Braida, che è una professoressa della Cattolica di Milano, e Vernazza, che è uno storico dell'Ottocento, dicevano che Giuseppe Bocca era nato nel 1790. Io, con la collaborazione di molti archivi che scrivevo, loro erano chiusi come me. E allora se io gli davo delle indicazioni giuste, loro le ricerche me le facevano. E io ho trovato la data di nascita di Giuseppe Bocca. Giuseppe Bocca nasce il 12 aprile del 1789. Queste fonti allora mi fanno ben sperare, perché se Braida adesso, perché poi sai, Braida ha fatto il commercio delle idee, editoria a Torino e in Piemonte nel 700, quindi non si è occupata della libreria Bocca, invece io sono focalizzato sulla libreria. E addirittura Vernazzo, uno storico dell'Ottocento, ha fatto il dizionario dei tipografi, correttori, intagliatori, cioè una roba amplissima, e De Bocca citano qualcosina. Però il Vernazza dice che il secondo Antonio Bocca, che deve essere uno zio del Giuseppe Senior, è attivo nei primi decenni del Settecento. Infatti io ho scritto ad Anelli, che è il rettore della Cattolica, e sarei dovuto andare a novembre, poi in realtà per impegni della Cattolica non si può, ma a marzo sono stato ospitato per parlare con gli studenti. Perché se riuscissi a trovare le fonti di questa attività del 10, la libreria Bocca è la più antica libreria del mondo. Il primato adesso è di Bernard a Lisbona ed è stamperia dal 28 e libreria dal 1732. Noi qui a Milano potremmo avere la più antica libreria. Direi di scoprirlo, Giorgio. Forza! Però c'è già. E tra l'altro, come dicevo, a me manca questa attività del 10, però fa ben sperare. Io ho un libro fotocopiato, perché è online, si trova in una biblioteca italiana, di Antonio II Bocca, stampato per l'illustrissima città di Cugno del 1744. Quindi lui nel 44 era già uno stampatore di alto livello, perché era lo stampatore per la città di Cugno. Quindi basta trovare un'attività nel 20, nel 23, perché era iniziato prima. E allora potremmo avere anche questa sorpresina. Detto questo, e poi bisogna collegare questo Antonio II Bocca con questi fratelli che nascono alla fine del Settecento, perché Giuseppe, che nasce nel 1789, è il più piccolo dei tre fratelli, ma è inverosimile che uno dei due nasca nel 75, se è il più grande, se è il più piccolo nasce alla fine degli anni 80, può essere padre e fratello, quindi sono 75, però teniamoci questo 75, perché tra 2 anni cade i 250 anni e dobbiamo festeggiarli, certo. E quei festeggiamenti, l'idea è fare un libro fotografico con solo fotografie dei personaggi, allora lì sì un po' di aneddoti sono contenta che ne abbiamo sempre le anteprime dei tuoi libri, anche nell'altra intervista avevamo questa anteprima. Ma la cosa bella che insieme al libro è nata un giornale virtuale, cioè dall'idea del giornale che riuniva sulla libreria l'interesse di storici, io durante la pandemia ho fatto nascere la social TV. Che cos'è la social TV? Volevo dire proprio questa, infatti, la mia domanda, perché la dottoressa Muccioli scrive, è fantastico, incastonata nel salotto di Milano, e incastonato, vabbè, l'abbiamo già detto, perché è un gioiellino questa libreria, quindi ha usato proprio questo termine, incastonata, come se fosse un rubino, nel salotto di Milano. E quindi, visto che anche ci seguono dai social, hai avuto un'iniziativa molto bella. Allora, vabbè, però qui, allora, il salotto, perché libreria è un crocevia di
personaggi di uomini e donne dello spettacolo, di persone che comunque passano, non solo oggi ma anche in passato, e quindi un po' mi ricorda tipo le Salonière nel Settecento, questi luoghi di ritrovo dove intellettuali, scrittori del tempo si raccoglievano per un po' la libreria Bocca, anche questa funzione. No. Comunque è un punto culturale importante. Beh, per bella, è la cosa più per Milano. Allora, il discorso sì. Quindi racconta questa cosa che è bella, bella. No, è bello perché lo spunto l'hai preso bene, ma il salotto è riferito al salotto nel senso che è la galleria, il salotto di Milano, il salotto dei milanesi, nel senso che è proprio anche l'associazione che riunisce la categoria commerciale della galleria, che una volta era una categoria commerciale. Io ero piccolo, però io sono del 73, i miei genitori l'hanno presa hanno iniziato a gennaio 79, diciamo che io dagli anni 80 bazzico da quelle parti. All'epoca c'era Miuccia, neanche Miuccia, c'era la mamma, e poi c'era Gastone, c'era la voce del padrone, c'era la famiglia Bernasconi, c'era Barbiso, Rossi, cioè io ho un ricordo storico della libreria, c'era Savini, cioè io parlavo con Savini. Cioè, il proprietario di Savini si chiamava Savini cognome, adesso mi ricordo il nome, ma erano Savini. E Biffi occupava praticamente l'intera, dopo di me iniziava il Biffi e finiva praticamente fuori in via Ugo Foscolo, che era la mensa per il comune di Milano. Ai piani alti c'erano le varie associazioni, c'era i Sardi, ogni tanto arrivava anche MTV, e quando c'era i ragazzini giù in Piazza del Duomo facevano passare i cantanti liberi da me e rimanevano tutti sconvolti, e sì, per scappare prima e non dover andare nelle vie. Cioè, quindi io ho un ricordo della galleria veramente umano. Oggi la galleria, l'ho rilasciata anche un'intervista, l'ha fatto diventare anche l'articolo. La galleria è bella senza anima oggi, è bella, non si può dire nulla. La galleria è bellissima, ma è senza anima. Ormai i negozi sono internazionali, sono multinazionali, anche gli stessi dipendenti, se stanno lì 2 anni è già tanto. È l'unica realtà milanese che è rimasta in galleria? Turno, pochissimi, adesso siamo noi, Cadè, Noli, pochissimi. Tra una volta erano tutti. Tutti, anche i grandi erano piccoli, nel senso che anche i grandi erano a conduzione familiare, c'erano dentro i proprietari. Oggi non è più così e si è persa questa umanità di vicinato. Cioè, hai bisogno di una fotocopia, vai, oggi se vai di là e chiedi una fotocopia ti chiedono la carta da bollo, e se hai chiesto la richiesta a Parigi, a Londra, a Honolulu, alle Cayman, non so. Però è una cosa molto complicata. E quindi tu hai anche portato il salotto fuori allora, la libreria specializzata in arte. E dato che la libreria è un'opera d'arte, perché qualsiasi cosa poi può piacere o non piacere, non è un Picasso, è un'opera d'arte, però è tutto fatto da artisti. Perché? Perché gli artisti venivano, gli artisti vengono, fanno le mostre, realizzano incontri, eventi. Allora cosa è successo? La libreria faceva continua a fare tanti eventi, non so se parlare al passato o al presente, perché tanto è una cosa che facesse. Io ho sempre fatto 15-20 mostre all'anno, 30-40 incontri all'anno, anche 50 in un anno, ma durante la pandemia avevo tantissimo tempo, oltre che comprare libri, anche perché poi non è che potessi comprarne migliaia, perché poi non si cassava nulla, però ne ho comprati tanti. Alla fine della fiera, per chiudere il capitolo, una parentesi di 20 anni fa, sono partito dal 200, adesso io come collezione ho 1100 libri di Bocca, di cui molti sono di queste due collane editoriali, perché compro anche la seconda, la terza, la quarta edizione. Infatti stavo guardando gli anni, perché se ne manca l'anno, perché qua nei titoli, quando ci sono 3 o 4 anni, non è che siamo matti, sono le varie edizioni che abbiamo. Quindi se c'è 1908, 10, 12, 13, tu sai che è l'anteprima, se ci capita qualcosa ti chiamiamo. Guardate questa, pensa tu questo anno ti manca. Allora praticamente facciamo eventi. Allora cosa mi è venuto in mente? Avevo tanto tempo, la gente non poteva uscire, allora mi collegavo. Allora l'idea iniziale è stata, non voglio leggere tanti libri, ma voglio far capire alle persone cosa vuol dire lavorare all'interno di una libreria come questa, cioè una libreria specializzata, dove chi viene conosce molto bene l'argomento dei libri che io vendo.
le quali conosco invece meno l'argomento e parlo da loro. Allora ho iniziato a collegarmi e ovviamente con le mie conoscenze mi aprivano gli studi, allora sono stati da Giorgio Griffa, sono stati da tonnellate di altri artisti, mi sono collegato con Fabio, con Barbero, cioè, con tantissima gente. E più quando il lockdown veniva sempre meno e la gente poteva uscire, li invitava a venire in libreria. Ho messo un tavolo in galleria e a distanza li intervistavo. E l'intervista era incentrata, l'idea era proprio quella, come se loro fossero entrati in libreria, avessero comprato un libro e dopo l'acquisto del libro avessero iniziato a chiacchierare. Come avviene normalmente in tutte le librerie quando trovi il libraio. E quindi e da lì abbiamo iniziato poi a presentare libri, quindi io non leggevo il libro, ma l'autore l'ha scritto e quindi sa esattamente cosa c'è scritto, però la mia curiosità, vedendo il libro, facendo le domande, quando l'hai scritto, quanto tempo, è nata la Social TV. La Social TV dal 20 settembre ad oggi conta 1600 incontri, perché a volte ne facevo anche 7 al giorno, e nel 2023 ne facevo 5 alla settimana, è terminata il 30 novembre, con 5 incontri settimanali da domenica a giovedì, ho preso addirittura la poesia citata, anzi non la poesia, una frase citata da un poeta mio ospite, ricostruire senza sosta la speranza di Neruda, in uno dei primissimi incontri mi è piaciuto. Per 4 anni consecutivi abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Milano, abbiamo chiuso a novembre, il 30 novembre, con un evento bellissimo, i 5 giorni consecutivi, con 195 eventi, 130.000 visualizzazioni, 3.700 ore di ascolto. Cioè, 3.700 ore di ascolto sull'anno solare sono 11 ore giornaliere. Considera che ogni incontro adesso 5 alla settimana, ma ogni incontro dura da mezz'ora al massimo all'ora. Ci ascoltano, ma ci ascoltano anche tanto. E io sono rimasto, infatti tutti vogliono venire. Poi ho iniziato collaborazioni con Schirà, con gli H-Book, con la nave di Teseo, perché poi lì avevo bisogno di argomenti, facendo 7-20 al giorno, qualsiasi cosa arrivasse la prendevo. E allora la cosa bella però è venuto fuori un bosco, è venuta fuori la quercia grande, perché è arrivato il personaggio e c'è un intervento. Io ho fatto 2 incontri con Carlo Simi, uno con lui in libreria e uno con lui al telefono. Mezz'ora di paradiso, cioè sentire parlare Carlo Simi è una cosa da brividi. Poi mi continuano a dire, ma Carlo Simi è timido. Con Mario si è scherzato, abbiamo parlato benissimo. L'altro giorno avevo il sindaco di San Gimignano, tra l'altro patrimonio dell'UNESCO, infatti ho detto bisogna fare patrimonio. Scherzando gli ho detto bisogna fare patrimonio dell'UNESCO. Beh, se ci dimostra, no, perché adesso non dico nulla, ma nel 2025, il 9 gennaio 2025, scade la concessione. Quindi adesso ovviamente il libro c'è, la storia c'è, potrebbe avere grosse sorprese, ma si sa che in Italia finché non arriva un riconoscimento dall'estero non te cagano, perché qui 250 anni di storia, cammini su pietre che hanno 2700 milioni di anni, non gliene frega niente a nessuno. È per questo che è importante parlare della libreria. Perché ovviamente il problema c'è stato anche 12 anni fa, ma 12 anni fa era un problema, oggi siamo su due pianeti diversi, cioè 12 anni fa era un problema da 30-50, oggi da 30 sono 2 milioni, non c'è più nessun tipo di perché loro potrebbero anche dirti, guarda, o ti dicono stai lì gratis, allora va bene, ma anche se ti dicono ti faccio un buon prezzo, ma se si parte da quello che paga il tuo vicino, vendendo libri, la vedo molto dura. Quindi oggi veramente diventa più complicato, però per il momento tutto tace, nessuno dice nulla, aspettiamo tempi migliori, come si sono. Però cade tutto insieme, 250 anni di attività e la concessione. Però no, sono speranzoso. Assolutamente, ti auguriamo anzi che questo, oltre che libreria appunto culturale importante italiano, possa rimanere. E quindi la Social TV comunque proseguirà anche l'anno prossimo, ma adesso più ridotto, perché ovviamente così ho modo di concentrarmi anche sul libro, perché poi mi devo anche concentrare. Quindi l'anno prossimo c'è già il programma fuori e saranno i giovedì.
vedi da bocca in galleria, ai quali magari aggiungerò altri eventi ogni tanto, ma diciamo che fisso il giovedì con gli eventi, e sono già tutti programmati perché ho Rinascimento Poetico, questo gruppo di poeti bravissimi, veramente straordinari, giovanissimi, che fanno questi reading poetici in libreria. Poi ho Paolo Repetto, gallerista, storico dell'arte, musicologo, che fa l'abbinamento, grandi maestri del Novecento e la passione con la musica, quindi bravissimo. Poi ho la Milena Polidoro, la Carla D'Albertis, la Laura Paganici, con Cerise in Giallo e Fondazione per Legge, appena ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, la Milena, proprio perché riunisce diverse biblioteche nel circondario di Milano, e ovviamente loro porteranno autori di giallo in libreria. E poi ho Iacabu, che mi porta sempre personaggi del calibro di Quirino Principe, Carlo Sini, tanti tanti altri, di cui adesso io sono un po' dislessico, non ricordo i nomi, ma basta andare su YouTube e fare Libreria Bocca, Iacabu, su Instagram, gli autori di Iacabu sono pazzeschi. Perfetto. Si stanno... Stanno... Ci sono dei segnali da... Ma lì invece cosa dico? Se ne sono andati? Stanno dormendo? Guarda Giorgio, ti ringrazio per... Ma perché che ne sono? 6:30. Ah, ho parlato per tutti. No, guarda, anzi ti ringrazio perché a parte che sei simpaticissimo, è sempre un piacere ascoltarti, ma poi anche la tua passione è contagiosa, quindi veramente è bello anche sentir parlare di aziende familiari, di realtà così belle che possono vantare anche una storia unica che... Insomma, non si può dire di tantissime altre realtà commerciali, e poi quando c'è la famiglia, quando un'attività commerciale è gestita anche dalla famiglia, per non come di mano in mano anche un valore in più, quindi ci fa sempre molto, molto piacere. Quindi ti faccio un grande in bocca al lupo per il futuro, per la tua libreria. Se scrivi altri libri, ricordati di noi. Ah sì, no, però aspettate. No, ma io allora, questo lo devo dire. Voi avete scritto, ma io non sono uno scrittore, io qui veramente... Ricercatore. Diciamo, io faccio il libraio. La mia attività è essere libraio. E ci credo in quello che faccio. E infatti, perché qui non troverete, cioè il mio testo è anche un testo molto elementare come è scritto, ma è praticamente una cronistoria di quello che ho fatto. E questo è il mio testo all'interno del libro. Poi il regesto sono proprio le fonti storiche che io ho trovato. La scrittrice è la Cristina Muccioli, mio padre che ha un'esperienza, magari ci arriverò anch'io poi domani, però io in questo caso ho fatto proprio la curatela, cioè l'ho messo insieme, proprio nel vero senso della parola. Esatto, hai fatto l'investigatore, sì, l'investigatore. Hai cercato gli indizi e hai creato questa tela. Però non faccio lo scrittore, è un romanzo giallo e il mio testo, Andrea Kerbacher, che ha fatto un bellissimo articolo sul Sole 24 Ore, l'ha detto, ma è giusto che sia così, è bello, perché io non sono entrato poi nell'argomento dei libri, io proprio qui racconto di come ho operato per realizzarlo. La cosa bella di questo libro sono le fonti trovate e il fatto che dall'anno di morte del Bocca Junior, del 51, io ho dato un catalogo completo di queste due collane. Perché poi queste due collane hanno anche degli errori di collana, hanno dei numeri doppiati con titoli differenti, hanno dei numeri saltati, cioè che non hanno fatto. E quindi uno poi prendendo questi libri si rende conto cosa manca e cosa può trovare. E quindi ho chiuso una cosa aperta, editorialmente aperta, da un libraio. L'ha chiuso un altro libraio. Allora, libraio investigatore Giorgio Letti. Ti ringraziamo. Tra l'altro questo libro lo trovate in cassa, se volete procurarvi una copia, rimarrà anche qua in libreria di mano in mano per un po'. E quindi ci ha fatto molto. Sono gli unici ad averlo, questo è vero, perché io ci tengo, perché io ho fatto una edizione bassa anche per questo, mi hanno anche chiamato per metterlo su determinati siti, ho detto di no.
e ho detto che se lo volevano prima lo pagavano e poi se lo volevano, perché non è l'interesse di venderne 1000 copie, è un libro che c'è in pochissimi posti. Voi siete la seconda libreria, o da me o da voi, o da voi. Questo qua neanche di averlo messo l'altro giorno, è arrivato anche un ordine da eBay, che non sapevo neanche di averlo messo su. Probabilmente ho voluto fare una scheda, invece ho fatto una scheda di eBay, ma non ho capito, perché poi non sono neanche abilitato, ma un macello come al solito mio. Però l'ho spedito, adesso vi arrivano i soldi. No, perché è una cosa particolare. E comunque italiano inglese. Oh, e soprattutto sono molti, infatti da me lo comprano tutti, nel senso che appena arriva uno straniero che è appassionato e vede l'archivio e vede il libro, lo prende. Sì, lo prende, sì, mi piace. Grazie, Giorgio. Grazie, Nicoletta, grazie a voi per avermi ascoltato. Molto al e grazie anche a voi da internet. Grazie, Giorgio.